Bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In primo piano la politica amministrativa 2024 a Bari. Michele Laforgia rimanda al mittente la richiesta di un passo indietro avanzata all'interno della coalizione e conferma la sua candidatura invitando il centrosinistra a proseguire unito e compatto. Il candidato si scelga non a seguito di un veto, ma dall'analisi del suo profilo e del programma, dice, confermando la sua contrarietà alle primarie. Pretendere un passo indietro senza esplicitare le ragioni per le quali questo passo indietro dovrebbe essere compiuto, non solo non è rispettoso nei confronti di chi questa candidatura ha espresso, delle forze politiche che questa candidatura hanno espresso, ma soprattutto un passo indietro a queste condizioni non contribuirebbe a fare domani un passo in avanti. Così Michele Laforgia, candidato alle prossime amministrative di Bari, che in occasione di una conferenza indetta nella sede dell'associazione La Giusta Causa, rimanda al mittente la richiesta avanzata dai Dem di ritiro della candidatura. Non un passo indietro per l'avvocato, ma al contrario un ulteriore invito a tutta la coalizione di centrosinistra a sedersi ad un tavolo di concertazione comune per proseguire uniti e compatti contro la destra, partendo in particolare dai profili dei candidati e dei loro programmi anziché dai veti. Qualsiasi candidatura che nasce da un veto non sarebbe compresa dal nostro elettorato e rischia di creare una frattura difficilmente sanabile. E dunque nessuno spazio alla ricerca di altri nomi. Non siamo disposti alla ricerca di un nuovo candidato perché non ci si dice, non si parla, non si spiega quali sarebbero le ragioni per cercare un altro candidato e quali caratteristiche l'altro candidato dovrebbe avere. Non ha senso andare a cercare qualcosa che non si sa cos'è. E poi ancora netta la sua posizione sul tema delle primarie, su cui resta contrario sulla base di quello che lui stesso definisce un altissimo rischio di inquinamento del voto, a Bari purtroppo possibile a causa di una presenza ancora massiva di clan criminali in grado di controllare il territorio. Parliamo ora dell'aggressione ai vigili urbani in piazza Umberto a Bari. Ieri una manifestazione per mettere al centro la questione sicurezza nel capoluogo pugliese. I rappresentanti della Lega, Rossano Sasso e Fabio Romito, hanno espresso solidarietà alla polizia locale lanciando un allarme su una situazione diventata, a loro giudizio, esplosiva. Siamo qui innanzitutto per esprimere la solidarietà della Lega agli agenti di polizia locale che ieri, semplicemente per aver fatto il proprio dovere, sono stati insultati e aggrediti. La situazione di Piazza Umberto è diventata esplosiva. Ieri famiglie con bambini al seguito per il villaggio di Babbo Natale hanno vissuto momenti di panico e questo non sta bene. Nel 2023 i baresi devono potersi sentire sicuri di passeggiare liberamente. La questione è molto semplice, ci sono intere zone di Bari che ormai versano in condizioni di totale anarchia. Qui siamo in Piazza Umberto, nella culla della città, al centro della città, a pochi passi c'è la stazione, qui dietro c'è un mercatino natalizio che è affollato di donne, di mamme, di bambini. Noi non possiamo consentire che cittadini baresi che pagano regolarmente le tasse, che hanno il pieno diritto di vivere appieno la propria vita, debbano avere paura e debbano avere il timore di essere aggrediti o di prendere in testa il coccio di una bottiglia che viene utilizzato molto spesso per fare risse o per regolare conti fra di loro. A Foggia deve esserci un cambio di passo tra la gente contro la mafia, lo ha detto il colonnello Iannucci della DIA nel corso di un incontro promosso sulla valenza delle interdittive nella lotta alla criminalità organizzata. Il tema è uno dei più controversi nell'ambito delle azioni antimafia, misure di prevenzione interdittive, luci e ombra delle peculiari forme di contrasto della criminalità organizzata. È uno strumento nelle mani del prefetto e ritengo che in una terra come quella di Capitanata, dove operano mafie evolute, perché è un errore pensare che siano mafie primitive, dove operano mafie evolute, dove sono stati sciolti 6 comuni per mafia, dove sono state messe più di 80 interdittive in meno di 4 anni, ritengo che possa essere uno strumento che difende la pubblica amministrazione da una parte, ma soprattutto che sostiene quelle aziende che rifiutano il controllo da parte delle associazioni mafiose. Organizzato a Foggia dal Lions Club Federico II di Svevia, l'incontro ha approfondito il sistema delle misure di prevenzione.
Regione. Un'ottantina le interdittive emesse dall'apertura della sezione di Foggia della DIA, frutto di approfondite attività investigative. Io credo che a Foggia debba accadere un cambio di passo. È sbagliato pensare che le cose stiano cambiando, perché le cose sono già cambiate, sono già pronte per essere prese in mano dalla parte della popolazione pulita che vuole andare avanti, che vuole girare pagina, e in questo la squadra Stato è assolutamente attiva e lo sarà sempre e difenderà sempre tutte quelle persone che vogliono girare pagina. Cambiamo argomento, Matera 30, diversi temi al Guerrieri per il trentennale del riconoscimento della città dei Sassi a patrimonio dell'umanità, dalla rigenerazione urbana nel Mediterraneo alle nuove candidature UNESCO. Soddisfazione degli organizzatori a chiusura della prima giornata dei lavori. Le esperienze di rigenerazione urbana nel Mediterraneo, le nuove iscrizioni UNESCO per la rinascita delle comunità lucane, il gemellaggio tra Matera e Alula in Arabia Saudita, questi temi che hanno scandito il pomeriggio al Cineteatro Guerrieri per la prima giornata di Matera 30, il trentennale dal riconoscimento di Matera quale patrimonio dell'umanità. Già vediamo i primi risultati, si sono espressi tutti, abbiamo avuto intanto delle comunicazioni straordinarie che sono anche così importanti come esempio per capire che cosa succede in queste città quando poi vengono inserite nell'UNESCO. Credo l'intervento di Arl è stato fondamentale, no? In fondo hanno un po' gli stessi nostri problemi, quindi è bellissimo vedere questo concorso, no? E questo naturalmente è la Medina di Tunisi che ci chiede apertamente di fare qualcosa, Birgu a Malta, e Casablanca in Marocco che invece è già avanzata ed ha ancora i nostri problemi, e così via. Sciuscia, che ha tutto da ricostruire, ha bisogno di manuali di restauro, di indicazioni, di come utilizzare le tecniche tradizionali. Tutto questo è stato interessante ed è proficuo. Ma arrivo ai risultati. Un risultato importante è stato questo, che il Forum Mediterraneo è stato accolto come una prospettiva da portare avanti a partire da Matera. La terra di Gravina, le Rabatane, i cammini dei popoli lucani al Sacromonte di Viggiano, assieme al culto della Madonna della Bruna, sono le nuove realtà candidate. Viggiano, come ha fatto Matera tanti anni fa, porta avanti questo progetto come una sfida, un punto di svolta per quello che comunque tutta la Lucania, anzi tutta l'antica Lucania e il popolo lucano. Vi è autentica cultura laddove si ha la capacità di ascoltare fino in fondo il senso profondo di una comunità, di una popolazione, e il popolo di Matera ha la sua cultura in tutto quello che noi conosciamo, vediamo e ammiriamo. Ma questo senso fortemente culturale lo si ritrova anche nel culto, quindi nella devozione, nella venerazione che questa popolazione per secoli ha rivolto alla sua mamma, la Madonna della Bruna. Ad aprire il pomeriggio l'esibizione dei Tarantati rotanti di Antonio Infantino. C'è la Basilicata a New York con il presepe del maestro Franco Artese nella chiesa Our Lady of Pompeii, centro di riferimento per i tanti italiani residenti riuniti in festa in occasione della solennità dell'Immacolata. Presente alla cerimonia la delegazione istituzionale lucana guidata dal governatore Vito Bardi e Monsignor Salvatore Ligorio, vescovo metropolita della diocesi di Potenza Muro Lucano. La solennità dell'Immacolata a New York parla lucano, una cerimonia intensa e fortemente partecipata ha avuto luogo nella chiesa Our Lady of Pompeii, che ha riunito per l'occasione centinaia di italiani qui residenti, alla presenza di una delegazione istituzionale lucana con il presidente Vito Bardi e il direttore della PT Antonio Nicoletti. La celebrazione è stata officiata da Monsignor Gabriele Giordano Caccia, nunzio apostolico e osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU a New York, e concelebrata da Monsignor Salvatore Ligorio, arcivescovo metropolita della diocesi di Potenza Muro Lucano. Attenta e premurosa la regia della serata, scandita da diversi momenti a cura di Don Luigi Portarulo, giovane parroco lucano della chiesa di Our Lady of Pompeii, originario di Bernalda, che ha saputo aggregare con sentita e devota partecipazione la nutrita comunità italo-americana.
Dopo la celebrazione eucaristica, il momento solenne con la benedizione della presepe monumentale a firma del maestro Franco Artese, ambientato nel suggestivo scenario dei Sassi di Matera, cui è seguita una performance musicale con strumenti della tradizione lucana a cura di Nicola Scaldaferri, professore di etnomusicologia all'Università di Milano, accompagnato dalla musicista Vincenzo Di Sanzo e da Francesca Esposito alla voce. Una serata intensa che ha aperto da 3 giorni negli Stati Uniti, voluta dalla PT Basilicata all'insegna di musica, tradizioni, culture ed accoglienza, per raccontare ai viaggiatori statunitensi appassionati di Italia e le tante persone di origini italiane che vivono a New York alcune delle peculiarità della Basilicata. La Basilicata è conosciuta, continua a essere conosciuta, ha avuto l'exploit con Matera capitale della cultura nel 2019, però credo che poi il vero mondo dell'essenza del territorio è costituita dai piccoli borghi. Un richiamo come il presepe aiuta a ritrovare le radici profonde della speranza e anche di un cammino per un cambiamento. Il Signore manifesta che non si è ancora stancato di noi, continua a venire e forse attende anche che noi facciamo un passo verso di Lui. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.